pronto per domenica 7 maggio, quando Via Garibaldi a Fano si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto per la prima edizione dell'evento La Via dei Ciliegi, promosso da un gruppo di commercianti che assieme alla Proloquo e all'amministrazione comunale organizza una serie di momenti artistici che accompagneranno i presenti all'interno di un percorso tra le varie forme di espressione artistico-culturale, circondato da un racconto fotografico di Paolo Talevi della fioritura dei ciliegi che caratterizzano l'intera strada nel centro città e che, a causa però dei capricci climatici, non sarà possibile ammirare dal vivo. Vuole sia far avvicinare le persone a queste forme artistiche che magari non hanno avuto occasione mai, no, di conoscere da vicino, che proprio viverle in uno spazio alternativo, quindi vivere la città, una strada, una via del centro storico come palcoscenico, come teatro, perché tra l'altro è una via bellissima che si presta proprio come cornice molto suggestiva, e quindi ci auguriamo, insomma, che proprio avvenga questo connubio. Apertura dunque con il Walzer di Tchaikovsky diretto da Serena Gubert per la scuola Spazio Danza Vaganova, poi il pianoforte con Claudio Morosi e l'arpa suonata dalla maestra Antonella Pierucci. L'attore fanese Marco Florio, affacciato da un terrazzo, reciterà Pascoli accompagnato dal flauto di Fabiola Santi, e gli studenti del liceo artistico Apolloni saranno protagonisti dello spazio dedicato alla pittura. E poi ancora l'arte del gusto con la sala da tè Uccellin Belverde, che offrirà un assaggio di tè giapponese ai partecipanti e un aperitivo curato invece dai locali situati lungo la via. Prossimo anno controlleremo i bollettini meteo e cercheremo proprio di riuscire a fare tutto durante la fioritura, che sarà brevissima, dovremo cogliere l'attimo perché dura solo 15 giorni, ma ce la faremo. Tutto questo ovviamente è stato possibile grazie alla forte sinergia tra istituzioni, commercianti e residenti della zona, che di loro spontanea volontà hanno deciso di contribuire dando vita ad un esperimento artistico volto a rendere Fano ancora più animata e interessante dal punto di vista culturale. È solo l'inizio di un lungo percorso, noi ci auguriamo, ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo la presunzione di farlo diventare un appuntamento di tutte le primavere, cioè l'appuntamento di primavera in tutti gli anni.